Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Fortnite, dove dopo la pessima figura dello scorso episodio, oggi devo riscattarmi. E non c'è modo migliore di riscattarsi se non con la vittoria reale. Oggi ci provo. Insomma ragazzi, se vi siete persi lo scorso episodio, per fortuna ve lo siete persi, ve lo lascio qui sopra nelle schede, ma se non lo recuperate, secondo me è meglio ancora, non vi perdete nulla. Fatto sta che per questo episodio vi chiedo come al solito un pollicione all'insù per supporto e un consiglio sotto nei commenti. Quindi man mano che vedete il gameplay mettete pausa, andate sotto e mi scrivete il vostro consiglio personale, che poi chiaramente verrà seguito. Ok ragazzi, ci siamo, mi lancio immediatamente a inizio game qui a rapide rischiose. E a inizio game a rapide rischiose, ecco, non è proprio facilissimo, non importa, non importa. Noi ce la dobbiamo fare, assolutamente. Senti, senti quanti deltaplani sono stati aperti. Sarà pienissimo, raga, ve lo dico. Ma non importa, va bene così. Io me ne vado sempre dietro al cartellone, che è un punto abbastanza riparato e con un pizzico di fortuna. Quello sopra che ha trovato? Questa non l'ha presa. Raga, io devo far così. Me la devo sparare subito, perché so che dovrò fightare dal primo momento in cui metterò i piedi a terra. Ok, non è vero qui. Ok, mi prendo questo. Pozzette. Addirittura il pompa blu. Come cavolo hai fatto a non uccidermi col pompa blu? Forse mi ha sparato con quello sbagliato? Sorridi e ti faccio una foto. Mazza, questo l'ho appiccicato contro il muro. Ancora. Allora, un attimo di concentrazione, fatemi capire cosa devo fare. No, non ho più l'audio. Ok. Cavolo, mi se n'era andato via l'audio dalla cuffia. Ok. C'è un problema. Ok. Mi curo immediatamente, ragazzi, perché non posso rischiarmela assolutamente, no. Non so cosa sto dicendo, ma mi sta prendendo un po' di agitazione. Oggi, ragazzi, non è che mi sento tranquillo. Vai, vai. Tanto due falò. Dovrebbe esserci rimasto un altro utente, se non vado errato. Vabbè, dai, 90 mi può bastare. Cerchiamolo. Dovrebbe essere giù in fondo. Sembra di no. Qui dentro. AR bianco. Ha riftato. Ok, era giù allora. Yeah. Oh cazzo. Sbagliato. Dove scende? Ah, proprio se ne va da un'altra parte. Ok. Qua dietro c'è rimasta una cassa. La safe è lontana?
Manco tanto. Ai, che merda. A sto punto le granate me le porto. Cioè, devo fare un po' di materiali. Sto tornando un attimo qui perché ho lasciato delle granate e le vorrei recuperare. Eccole qua. Non è che abbiamo un loot impeccabile, tutt'altro. Però siamo abbastanza completi. Mi mancherebbe una cura. Magari di una slurp. Sarebbe ottima. Il rumore della cassa c'è. Eccola qua. E non abbiamo trovato una sega. Beh, pare a volte comunque tira certe laggate. Che poi in realtà non penso sia colpa. Sia colpa della connessione, ma proprio della Switch. Guarda, io mi sparo questa. Apro la cassa e escono le pozzette, eh. Pronti? Nostradamus colpisce ancora? No, Nostradamus non colpisce. Vabbè. Oddio, fuori c'è una mosca che vuole entrare. Siamo alla fine dello scorso episodio? Non penso proprio. No, devo andare. Devo scappare. Voglio andare in safe in santa pace. Perché fightare adesso significa morte certa. Però che fai? La cassa qua sotto non la vai a prendere? La devi prendere, no? La devi prendere. Forza. Oh, lascia stare che poi ci trovi tutta merda. Però la devi prendere. Ti apri? Io sto fa tutti questi materiali. Poi se non costruisco e non li uso, incazzo come una iena. Tanto li uso qua. Ma dove stanno, regà? Corso commercio sarà lottato al 100.884.860%. Eppure i funghi si è piato. Cioè, si è magnata la foresta. No, meno male che stanno qua alcuni, va. Intanto ci fulliamo lo scudo. Alla salute ci pensiamo tra poco. E comunque, raga, l'esperienza serve anche per capire i punti strategici dove sono le mele, dove sono le pere, dove sono. No, dicevo, dove sono le mele, i funghi, per poterti fullare quando non puoi. Capito? Quando non hai le cure. Incredibile che io vada ad aprire le casse e trovo ancora roba bianca. Questa è una cosa veramente agghiacciante. Io sta zona la eviterei proprio. Ghostarello. Saccondirondirondello. E andiamo dove? Oh, spe, 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 spe. L'avete visto quello? È là sopra? Se questo mi tirava con lanciamissili, come la vediamo? Brutta, brutta, eh? Solo che ho perso troppo, troppo perso. Ehi, fermi tutti, un R. Dov'è lei? Oh, cazzo. Mi pusha, mi pusha, mi pusha, mi pusha. Qualcuno mi sta pushando. E non ti impennava, vaffanculo. Mi si impenna la grafica. Cioè, no, come tocco il cosetto, se ne va. Casa di Cristo. Ora io cosa dovrei fare? Quello là, l'airdrop, mi serve. Lo vado a prendere. Devo prendere quell'airdrop, raga, mi serve. Serve troppo. Se dentro ci sono degli shield, se dentro ci sono delle cure.
È comunque 5 kill e anche di merda, perché non ho ancora costruito niente, eh. Se avessi costruito probabilmente avrei perso molta meno vita. Siccome io sono testardo... Quello va. No, niente. Niente shield, niente di niente. Che cazzo ho sbagliato? No, raga, non ho parole. No, raga, davvero. Cioè, non ho parole. Certo, poi dopo lo becco in corsa. Certo. Che c'aveva di loot quello? Le puzzette. Le puzzette, le puzzette. Devo andare via, raga. Andare via. Mi serve lo scudo, mi serve shield, mi serve qualcosa. Quelli stanno fightando. Cerchiamo di farli stare occupati. Quante ce n'ha? 8. Queste me le dovrei portare. Me le dovrei portare, sì. Come faccio a portarmele? La sparano a me? Io non capisco. Vado in safe. Vado in safe e me la vedo dopo. Allora faccio un panino. Poi mi beccano tutti i lati. Tutti i lati più uno. Provo qui, sul bordo. Fatemi aprire bene gli occhi, fatemici capire qualcosa. La direzione, ok. Da qui. Quello che roba è? Ah, un cartello. Allora. Ah, va lo scemo. Una mitraglietta ce l'hai tu? Adesso lancia granate o questo oro? Io preferisco questo, però mi devo portare una cura. Lo so, non state credendo a quello che è appena successo, quello che avete appena visto. Io che lascio una mitraglietta. Ok. È il momento di partire per un lungo viaggio. Certo. Appena curato, subito una bella cazzata ci sta, eh? Che bella cosa. C'ho due falò, quindi adesso vado qui sopra, se riesco ad arrivarci, e mi faccio il falò. Guarda quello su. Vaffanculo un po'. Porca troia, oh. Porca troia, che fight di merda che sto a fa, mo. E qua devi fa il muro, devi fa. No, raga, mi ci sto a tagliare. Mi sta a prendere l'ansia. Mi sta a prendere l'ansia. Incredibile. Sto sbagliando tantissimo. Ah, ok.
questo. Uno vi uno, ok. Morire o no? Eh? No, no, devo farla. Non si ferma! Non si ferma! Vai, 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 vai! Continua a correre! Continua a correre! Voglio vedere dove arriva! Voglio vedere dove arriva! No, no, no! Un attimo, voglio vedere dove. E non si ferma, eh! Io volevo fare la T e invece no. Allora, io vi faccio l'outro proprio qui mentre vediamo questa che corre. Ragazzi miei, allora, è stata una partita tutto sommato devo essere sincero, brutta, perché abbiamo costruito, o meglio, ho costruito pochissimo. Solo che quando costruisco mi sento come se stessi perdendo tempo, quando invece magari quello davanti a me potrei fightarlo e scoppiarlo facilmente. E invece non mi viene, ancora non mi viene spontaneo costruire ed elaborare cose strane. Ma piano piano ce la faremo, l'importante è aver vinto. Quello voleva farci con il lanciamissili, noi chiaramente eravamo un po' più equipaggiati, quindi pum 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 pum. Che dire, abbiamo fatto un'altra vittoria reale con un'altra skin. Io vorrei portare a casa l'obiettivo di fare una kill, ovvero scusate, una vittoria reale con ogni skin. Per la prossima voglio utilizzare, cioè vedete, a parte questa che comprai con i V-Buck del pass, io non ho mai shoppato skin, mai. Solo che se perdo la scommessa lo devo fare. Prossimo video con il Power Rangers. E Power Rangers sia secco secco, senza l'armatura, perché con l'armatura non mi piace proprio niente. Così è proprio più smilzo. Mi piace. Ragazzi miei, ci vediamo con il prossimo video, sempre e solo qui, su Tuberanza. Ciao!